Buongiorno a tutte e a tutti, bentornati a questa rassegna di eventi di Matto per Terra Madre, ben arrivati a questo nostro terzo evento dedicato alla ricerca intorno al cibo, Packaging e Shelf Life, un evento particolare perché oggi si svolgerà in concomitanza, durante, diciamo, anche inserito all'interno del quadro di un'altra rassegna, che è la rassegna della Fiera AET. Diamo il benvenuto a tutti i partecipanti che si sono collegati o che si stanno collegando sulla nostra piattaforma. Iniziamo diciamo, il riscaldamento verso questa mattinata di incontri, innanzitutto presentandoci. Quindi sono Doriana Dalpalù, ricercatore del Politecnico di Torino, e con me oggi c'è la dottoressa Beatrice Lerma, ricercatrice anche lei del Politecnico. Non ci potete vedere direttamente in viso perché siamo collegate dalla materioteca del Politecnico, quindi l'ufficio è condiviso, quindi ovviamente dobbiamo tenere le mascherine, però ci facciamo vedere un attimo giusto per darvi un saluto di persona, insomma, per insomma, farci riconoscere. E, iniziamo appunto questa mattinata. Buongiorno, vediamo che qualcuno sta già iniziando a scriverci, dando qualche indicazione di ordine tecnico. Quindi, come avete letto anche dal messaggio nella chat, questo evento è un evento registrato, quindi vi ricordiamo che se non si vuole che la propria immagine o la propria voce siano registrati, di utilizzare la chat appunto per interagire. Quando scrivete nella chat, buongiorno, vediamo che la state già utilizzando perfettamente, vi ricordiamo di inserire la modalità di scrittura a panelisti e spettatori, quindi in maniera tale che sia, diciamo, noi organizzatori sia il pubblico possano vedere i vostri messaggi. E, inoltre, visto che appunto stiamo ancora aspettando che qualcuno si connetta appunto in questi minuti, vi chiediamo per chi ha piacere di scrivere qualche cosa nella chat per farvi conoscere, quindi magari indicare che cosa fa la vostra azienda o che cosa fate voi nella vita, proprio per appunto iniziare a conoscerci e familiarizzare nonostante questo mondo digitale. Quindi vediamo appunto che qualcuno sta già scrivendo. Intanto magari vi proponiamo un'attività rompighiaccio, proprio per, come dicevamo, iniziare a conoscerci. Quindi proviamo a pubblicarvi qua sulla pagina, eccolo che è arrivato, un sondaggio molto, molto rapido a tema, diciamo, legato alla tematica dell'evento di oggi. Quindi chiediamo ai partecipanti, anche a chi si è appena collegato, di indicarci secondo voi che la shelf life che cos'è. Quindi, ad esempio, la shelf life secondo me è garanzia di un cibo sicuro, oppure una strategia di riduzione degli sprechi alimentari. È un vincolo dettato dalla normativa, è un imballaggio eccessivamente complesso, è un approccio sostenibile al packaging, una data di scadenza sulla confezione, un'informazione a supporto dell'utente finale, oppure una difficoltà in più per il produttore di alimenti. Abbiamo provato a proporre diciamo, qualche pensiero comune sulla shelf life proprio per catturare con questo mini sondaggio il vostro punto di vista prima di questo inizio di questa mattinata informativa. Intanto vediamo che qualcuno ci sta scrivendo sulla chat, quindi una dottoranda in Innovation for Circular Economy, Unito, buongiorno, ben arrivata. Qualcun altro si sta connettendo adesso, quindi salutiamo chi è appena arrivato e ricordiamo appunto che la mattinata sta per partire, quindi è questione ancora di pochi attimi. Ben arrivati, ben arrivato e ben arrivata a chi si è appena collegato. Qualcun altro scrive: sono ingegnere e mi occupo di start-up, tra cui aziende che operano nel campo della ristorazione e distribuzione. Buongiorno, quindi molto bello vedere questo pubblico variegato, ancora più variegato rispetto al nostro, diciamo, solito, proprio per questa compresenza di persone che arrivano da Terra Madre, invitati da Camera di Commercio e dalla Fiera IT. Volete magari anche indicarci da dove arrivate nella chat, perché è sempre interessante anche vedere come in effetti questi strumenti vadano oltre i confini geografici più locali o regionali. Buongiorno, un'altra azienda che si occupa di sostenibilità. Sono svedese ma al momento risiedo in Italia, fantastico, quindi
ben arrivata anche lei su questa piattaforma, qualcuno di Roma, qualcun altro di Torino, da Matera, fantastico. Grazie che state scrivendo e ben arrivati. Magari possiamo ricordare a chi è appena arrivato di compilare questo sondaggio che vedete in sovraimpressione, poi tra pochissimo, buongiorno, ben arrivati, tra pochissimo vi diamo i risultati in maniera da capire, diciamo, qual è il nostro punto di partenza, da dove partiamo come punti di vista e sensazioni rispetto al tema della shelf life e poi vedere se sicuramente, anzi con la giornata di oggi e con gli interventi dei nostri ospiti potremo approfondire meglio alcuni punti di vista e dare delle nuove, diciamo, dei nuovi spunti su questo tema. Pubblichiamo i risultati del sondaggio. Eccoci qua. Allora, vediamo che, beh, intanto grazie per aver risposto così in tanti. Vediamo che molti di voi segnalano che appunto, per molti di voi la shelf life è una data di scadenza sulla confezione, quindi quasi la metà di chi ha partecipato indica questo come prima risposta, seguita dal tema, se non erro, un'informazione a supporto dell'utente È finale. anche una garanzia di cibo sicuro, a un 41%. E un 37% una strategia di riduzione degli sprechi alimentari. Penso che queste informazioni. Anzi, pensiamo che queste informazioni possano essere anche utili per i nostri presentatori di oggi, per i nostri ospiti di oggi, nel darci qualche indicazione, magari in più, tramite le loro presentazioni, i loro interventi, proprio per rispondere magari a qualche idea già sedimentata nel nostro pubblico, quindi rispetto a questi punti di vista di partenza che stiamo condividendo ora. Direi che quindi possiamo forse concludere la parte dell'attività rompighiaccio. Ricordiamo ancora appunto che se volete interagire come già state facendo potete utilizzare la chat. Diamo ancora il benvenuto a chi è arrivato e si è collegato in questi minuti e direi che a questo punto possiamo dare effettivamente il via alla mattinata. Sì, quindi diamo il via a questo webinar dedicato proprio al packaging alla Shelf Life, che è il terzo degli eventi organizzati dalla Materioteca Matto per Terra Madre, ma oggi vede riuniti i partecipanti alla fiera IT e il pubblico di Terra Madre. Questo evento, proprio dedicato alla Shelf Life nel packaging, andrà a guardare a temi che in qualche modo abbiamo già così anticipato, forse con questo poll, con questo brevissimo questionario. E quindi, grazie agli interventi dei nostri ospiti, andremo a guardare il livello di degrado del contenuto alimentare fino all'impiego di nuove tecnologie nel packaging, appunto per migliorare la conservazione del cibo. Quindi, un pubblico della Fiera IT, il pubblico di Terra Madre, uniti da questa attenzione verso il packaging, verso anche le innovazioni nel packaging, le nuove tecnologie e anche i nuovi processi di produzione. Ancora due parole su come sarà organizzata la mattinata. Avremo gli interventi dei nostri ospiti, che vedete già qui. Presenti e connessi, seppur appunto presenti virtualmente, connessi alla nostra, al nostro webinar, condivideranno le loro presentazioni, ma vi chiediamo di riportare le vostre domande, richieste di informazioni in chat, in modo poi da poterle vedere insieme a loro alla fine di tutte le presentazioni. Quindi la mattinata sarà così organizzata con le presentazioni dei nostri ospiti e poi alla fine uno spazio di Q&A. Prima però di lasciare la parola ai nostri ospiti, che sono il dottor Luca Maria De Nardo, la dottoressa Laura Bersani e Clelia Lombardi e il dottor Luigi Garavaglia, lascio la parola alla professoressa Claudia De Giorgi del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, alla quale poi seguirà, diciamo,
un brevissimo intervento del dottor, un saluto del dottor Luciano Margalori di ANT, quindi proprio della fiera che in qualche modo ci ospita anche oggi. E quindi grazie a voi innanzitutto, grazie ai nostri ospiti, grazie agli spettatori, lascio quindi la parola alla professoressa De Giorgi. Grazie molte, buongiorno a tutte e tutti. Ringrazio Beatrice, che è una mia collega del Dipartimento, ma ringrazio anche chiaramente Doriana. Beatrice mi ha dato la parola. È una mia collega del Dipartimento di Architettura e Design, ma anche una mia collega di Matto. Io sono della squadra, sono di Matto, anche se sono da casa. Per evitare gli assembramenti che io trasmetto da casa, mia casa trasformata un po' in ufficio, perché da un po' che appunto abbiamo questa modalità anche a distanza, però partecipo con entusiasmo a questa opportunità interessantissima, la terza che abbiamo sviluppato con l'input di Camera di Commercio, di creare delle occasioni di disseminazione, riflessione e confronto attraverso le quali l'università esce dalle sue mura o dai suoi contesti, diciamo, più dedicati alla ricerca e alla didattica per andare a incontrare le università e il grande pubblico. La terza missione è questa, la terza missione dell'università, appunto, oltre alla ricerca e la didattica. Una terza missione che Matto, la nostra materioteca, da cui trasmettiamo e abbiamo la regia, una missione che da sempre pervade qualsiasi attività, proprio per il fatto che è nata Matto per lavorare con le imprese, le piccole e medie imprese del territorio, anche non dedicate comunque soltanto al tema del cibo, del packaging. Tocchiamo anche altri campi, altri ambiti. Per il mondo del cibo, del mondo di tutto quello che è per il cibo, con il cibo, che è intorno al cibo, appunto con il packaging, abbiamo creato questo percorso Matto per Terra Madre, che ha incrociato anche, appunto, come anticipava la mia collega Beatrice Lerma, ha incontrato, ha incrociato anche la fiera Automation and Testing, appunto nella figura dell'entusiasta, del coach Luciano Malgaroli, verrà appunto presentata a brevissimo anche questa fiera, per andare proprio a creare un'ulteriore fertilizzazione tra le opportunità, tra il pubblico, un pubblico il più possibile ampio, vasto, che può essere un pubblico specialistico, un pubblico interessato anche allo sviluppo di brevetti, alla collaborazione con le imprese attraverso forme diverse, con collaborazione attraverso ricerca e creazione di start-up o quant'altro, o anche soltanto invece un pubblico di curiosi o anche di esperti che vogliono approfondire dei temi in una chiave appunto diversa. Le tematiche più attuali affrontate dall'università, quali in questo caso, come in questo caso, la questione della sicurezza alimentare, che andiamo a guardare oggi attraverso appunto il tema della shelf life, la questione delle informazioni al consumatore, fino ad andare anche appunto ad approfondire tematiche quali i processi, le tecnologie di trasformazione, che sono appunto anche congeniali all'appuntamento dedicato appunto all'approfondimento del packaging che porta avanti quest'anno la fiera Automation and Testing. Quindi una bella occasione di fare cross-fertilization, di trovarci in questa piazza che è il design, che il design riesce a rendere il più possibile, speriamo, ospitale, e poi rielaborare in forma di future collaborazioni e progetti per far sì che tutto sia sempre più utilizzabile, comprensibile, sostenibile, e insomma tutto possa essere migliore di come era prima. Io auguro un ottimo seminario ai relatori, un'ottima partecipazione a chi ascolterà, e a prestissimo. Grazie. Grazie, grazie Claudia.
Lascio dunque la parola al dottor Luciano Malgaroli, fondatore e CEO di ANT. Grazie e le lascio la Grazie. parola. Ok, grazie. Bene, innanzitutto grazie mille alla professoressa Claudia De Giorgi, che è stata anche un po' l'ideatrice, no, insieme a me, di quest'idea di diffondere, no, queste esperienze. Tra l'altro, la professoressa De Giorgi è all'interno del nostro comitato scientifico, proprio nel tavolo di lavoro Eco Packaging. E perché ho accettato volentieri questo invito? Beh, innanzitutto perché trovo veramente curiosa l'idea di creare una sinergia tra il pubblico di ANT e quello di Terra Madre. Non poteva esserci palcoscenico migliore di questo per affrontare un tema, quello del packaging sostenibile, che è in realtà una delle grandi sfide che il mondo deve e può affrontare puntando appunto sull'innovazione. Il packaging è anche un comparto centrale per la nostra regione, dove l'innovazione e la tecnologia sono elementi imprescindibili per la crescita e per la competitività delle aziende. Noi sappiamo bene che innovare significa sperimentare, testare, trasferire, trasformare, analizzare e riconvertire. Quindi, diciamo, sono tutti questi elementi che come ANT, come Fiera ANT, abbiamo sempre messo al centro la nostra attenzione, sono al centro l'attenzione del Politecnico di Torino. E sono, diciamo, elementi fondamentali per la competitività delle aziende e per un futuro sostenibile. In questo evento, quello che, diciamo, sarà trattato in maniera approfondita dai relatori che mi seguiranno, si parlerà sicuramente di nuove tecnologie nel packaging, di tecnologie produttive, si parlerà di innovazione nella food chain. E cosa posso ancora dire? Posso dire che il settore del packaging è parte di una storia industriale importante per il nostro paese. C'è un comparto, ed è un comparto, tra i cui pillar principali c'è proprio l'investimento in ricerca e sviluppo. E quindi, diciamo, sostenere questa industria è prioritario per non perdere competitività. E quindi lascio ai prossimi relatori il compito di illustrare le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica a vantaggio di questa industria di eccellenza, che è realmente un vanto per l'Italia ed è un traino fondamentale per il settore alimentare. Bene, prima di salutarvi, per chi poi volesse collegarsi con noi siamo su aetevent.com e vi ringrazio per questa opportunità. Saluto tutti, buona giornata, buon lavoro. Grazie al dottor Malgaroli e grazie alla professoressa De Giorgi per questo saluto che entrambi hanno dato al nostro pubblico e speriamo appunto che sia un saluto di buon auspicio per questa giornata di oggi. Prima di dare parola agli ospiti, introduciamo ancora la materioteca, scusate, con la voce appunto della dottoressa Lerma e del dottor Diego Albesano di Camera di Commercio. Una brevissima presentazione delle attività della materioteca. La materioteca del Politecnico di Torino, che appunto, grazie al supporto di Camera di Commercio, oggi ha organizzato questa serie di eventi. Vi raccontiamo brevemente per chi non ha ancora avuto modo di seguire i nostri precedenti eventi o di curiosare sul nostro sito. Vi presentiamo brevemente le nostre attività, quindi un archivio di materiali attraverso il quale abbiamo la possibilità di conoscere, incontrare aziende del nostro territorio con le quali parlare certamente di materiali innovativi, ma anche di progetti che appunto, come diceva la professoressa De Giorgi, non sono legati esclusivamente al settore del packaging, ma che oggi ci hanno dato l'opportunità proprio di andare a ricercare i margini di innovazione dedicati al mondo del food e a tutto ciò che ruota intorno a questo tema. Attività di ricerca, attività di consulenza alle aziende a partire da materiali innovativi appartenenti alle diverse famiglie materiche, con uno sguardo in particolare alla sostenibilità e alla sensorialità, alle caratteristiche espressivo-sensoriali dei materiali semilavorati e prodotti. Questi sono i nostri servizi più dedicati a incontri informali per conoscersi e per conoscere alcune innovazioni nel mondo dei materiali, attività legate alla qualità percepita, la valutazione della qualità percepita di prodotti o materiali, e
e poi proprio servizi dedicati al materiale e al progetto, quindi servizi di consulenza sui materiali innovativi, servizi di ricerca e sviluppo per andare a affrontare delle tematiche di ricerca o delle problematiche più complesse a livello proprio di materiali e progetto. Questi sono alcuni esempi di soluzioni materiche applicate da alcune aziende del nostro territorio a seguito anche di servizio di consulenza nostra, quindi ad esempio un'attività fatta per Quercetti, azienda molto importante nel settore del giocattolo di Torino, per l'individuazione di nuove soluzioni per giochi attacca e stacca, oppure attività atte all'individuazione di nuovi materiali, di nuove tecnologie innovative per una declinazione nuova di lusso sostenibile sviluppate insieme a un'altra grande azienda del nostro territorio, Mattioli. Noi siamo presenti sia qui nella sede dove ci vedete oggi, dalla quale ci vedete oggi connessi, ma cerchiamo di raccontare il mondo dei materiali, delle innovazioni e delle collaborazioni anche con le aziende attraverso i social, attraverso anche il nostro sito e il nostro blog, che vi invitiamo quindi a seguire per essere aggiornati sulle nostre attività, ma anche per avere uno sguardo sul mondo delle innovazioni dei materiali, nella speranza poi appunto di riuscire presto a rivederci presso la nostra sede di corso Settembrini. Lascio la parola al dottor Albesano della Camera di Commercio di Torino, con la quale collaboriamo da 10 anni ormai per le attività di consulenza della materioteca e che ci supporta anche in questi nell'organizzazione di questi eventi Matto per Terra Madre. Grazie mille Beatrice, un buongiorno a tutti e un ringraziamento a tutto lo staff della materioteca Matto che appunto ha organizzato questo ciclo di eventi in collaborazione con noi. Come vi anticipava Beatrice, la collaborazione con la materioteca risale a 10 anni fa ormai, quindi è passato diverso tempo, però in questo tempo è stato possibile fare un percorso molto interessante insieme, che ha visto il raggiungimento di attività di consulenza aziendale per più di 200 aziende e attività come quella odierna più di disseminazione su tematiche legate all'utilizzo dei materiali in modo innovativo che sicuramente possono rappresentare un plauso importante per tutte le aziende del nostro territorio. La collaborazione di Camera di Commercio è attiva anche da diversi anni con Slow Food, l'organizzazione di Terra Madre e del Salone del Gusto, quindi abbiamo pensato quest'anno di provare a collegare le due cose perché siamo certi del fatto che l'utilizzo dei materiali anche in ambito food può essere un'importante leva dal punto di vista competitivo, di sostenibilità e anche come strumento di comunicazione e trasmissione dei valori che le nostre produzioni a livello locale possono esprimere. Inoltre l'innovazione sul packaging, ad esempio, può rappresentare anche uno strumento di competitività vera e propria sui mercati internazionali. Pensiamo, ad esempio, oggi si parlerà di Chef Life, quanto questo elemento spesso possa diventare una barriera, soprattutto nel momento in cui si vanno ad affrontare paesi più lontani e quindi c'è un problema legato al trasporto e alla durabilità del prodotto. Altra collaborazione attiva da diverso tempo è quella con la fiera ENT, dove appunto si parla di innovazione in ambito industriale. Le camere di commercio da qualche anno ormai sono diciamo punti PID, cioè punto impresa digitale, hanno l'obiettivo di trasmettere temi legati al digitale anche alle piccole e medie imprese. Questo tema legato all'utilizzo dei materiali l'abbiamo in realtà già esplorato anche in passato, grazie sempre al supporto della materioteca, quando abbiamo attivato un servizio dedicato al Matto PID, quindi che univa un po' il tema dell'utilizzo dei materiali innovativi che si connettono all'utilizzo delle tecnologie avanzate, quali ad esempio la stampa 3D o i materiali superleggeri e così via. Quindi, diciamo,
ringrazio veramente la Materioteca per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e sono certo del fatto che questo possa rappresentare sicuramente un elemento centrale di innovazione e di sviluppo per le aziende del territorio. Invito chi abbia delle curiosità rispetto anche alle tematiche che sono state affrontate e verranno affrontate anche nei prossimi appuntamenti a contattare direttamente la Materioteca per capire come si può scendere anche più in dettaglio e approfondire poi questi temi in modo puntuale. E auguro a tutti un buon lavoro e a chi fosse interessato invece ad approfondire anche un po' le tematiche legate alla promozione del comparto design che Camera di Commercio porta avanti, ecco, costoro possono scrivermi direttamente o scriverci direttamente alla mail design@to.camcom.it e sicuramente saremo in grado di metterci in contatto e di raccontarvi tutte le attività che su questi temi portiamo avanti. Auguro un buon lavoro a tutti e insomma i numeri finora ci hanno dato ragione, nel senso che questo ciclo di eventi ha visto la partecipazione numerosa da parte del mondo imprenditoriale a livello nazionale e quindi insomma siamo certi di aver intrapreso una strada giusta. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie Diego e grazie Beatrice. Ed ora sì che entriamo nel vivo della mattinata, lasciando la parola ai nostri ospiti che abbiamo invitato appunto oggi per animare il dibattito sul tema della shelf life. Come sempre l'obiettivo di questi incontri è fornirvi un punto di vista differente, quindi di volta in volta il punto di vista dei nostri ospiti e nostro, con uno sguardo scientifico in maniera da poter diciamo aiutarvi ad orientarvi al meglio su tematiche anche complesse come quella di oggi. Il nostro primo ospite di oggi è il dottor Luca Maria De Nardo, a cui chiediamo di iniziare a condividere la sua presentazione. Luca De Nardo è giornalista, editore e consulente aziendale di LD. Da 17 anni si occupa di packaging in tutti i suoi principali aspetti, quindi da quelli legati alla comunicazione, il design e il marketing, fino a quelli più tecnici, quindi materiali, processi e diciamo, tecniche di trasformazione e tematiche anche di tipo normativo. Gestisce e promuove il sito di packagingobserver.com e nel 2014 ha fondato la rivista bimestrale Compact, che si occupa di riflessioni, analisi e informazioni su soluzioni tecniche per realizzare progetti di packaging innovativo e anche sostenibile. Lasciamo la parola a Luca Maria De Nardo, a cui chiediamo di attivare il microfono. Mi sentite? E la sentiamo perfettamente e chiediamo ai partecipanti di oggi se vogliono poi diciamo, porre qualche domanda o se hanno qualche curiosità rispetto alla sua presentazione di continuare a scrivere, a utilizzare la chat, ricordandosi di indicare nella parte bassa della chat che il messaggio deve partire a panelisti e spettatori, in maniera che tutti possiamo leggere. Lascio a lei la parola. Una precisazione, il 31 di gennaio ho chiuso la rivista digitale Packaging Observer e ho aperto la rivista digitale Compact News, che completa la rivista cartacea Compact. Io inizio con un aggancio al sondaggio che è stato fatto poco fa. Io mi occupo di quel 6%, una difficoltà in più per i produttori di alimenti. Quindi il mio intervento avrà due limiti. Il primo è che è di un giornalista, quindi non di un tecnico, ho cercato di verificare tutte le affermazioni che faccio, è possibile magari che non sia stato così preciso, quindi me ne scuso anticipatamente e accetto qualsiasi tipo di correzione o critica. La seconda nota è che il mio è un intervento sasso nello stagno, quindi vuole essere provocatorio, ha una base logica, un minimo di riferimenti scientifici e normativi, però vuole essere un modo per smuovere un pochino le acque. Il titolo dell'intervento è Packaging Shelf Life, farsi capire, dichiarare il vero, dare informazioni utili. Questo è un po' l'obiettivo del mio intervento, per il quale ho circa 19 minuti. Allora, questo è il portale, la rivista digitale aperta 10 giorni fa. Ci scusi, noi non vediamo la presentazione. Mi
Vediamo se riesco a risolvere il problema. Adesso dovrebbe essere visibile. Ok, sì. Sì. Ho fornito agli organizzatori anche un estratto di un articolo non recente relativo proprio a questo tema ed entro subito in merito agli aspetti che vorrei trattare. Shelf life significherebbe vita da scaffale e qui si evidenzia già il primo limite di questa definizione. Lo vediamo fra poco. Innanzitutto cerchiamo di capire quali sono i problemi per il consumatore. Innanzitutto, dal suo punto di vista, c'è una scarsa reperibilità di questa informazione, una bassa leggibilità di questa informazione, il rischio di una perdita del dato perché si distrugge o si rimuove in parte il contenitore e soprattutto non è chiaro per lui in che cosa il TMC e la data di scadenza differiscono. È una differenza che conoscono gli addetti ai lavori, per il consumatore sono la stessa cosa. Veniamo ai problemi per gli operatori e per il legislatore. Non è un termine facile da tradurre. Fra l'altro è privo di un corrispondente italiano, potremmo anche chiamarlo vita da scaffale, però suona più come vita da cani che come vita da scaffale dal punto di vista del consumatore finale che fa fatica a gestirlo. Comunque va declinato in due indicazioni differenti, appunto il TMC e la data di scadenza. C'è un'assenza di definizione normativa della shelf life secondaria, cioè quella dell'alimento una volta aperto il packaging in base alle condizioni di conservazione. E soprattutto c'è un'assenza di definizione e di normativa della shelf life dei materiali da imballaggio, perché non sono eterni. Soprattutto in questo periodo di pandemia ci sono migliaia di unità industriali e commerciali, come i pubblici esercizi per esempio, che nei loro magazzini o nei retronegozi sono pieni di vassoi in PET, scatole in carta politenata, in cartoncino politenato, ma anche rivestiti di biopolimeri che sono molto più sensibili al tempo, alla temperatura e al calore. Compostabili, ci sono le vaschette in alluminio che sappiamo benissimo che non creano problemi, coperchi. La domanda è, ma fino a quando possono essere utilizzati? Quindi la shelf life del contenitore è un problema. Allora, il riferimento è quello della norma armonizzata UNI che definisce la shelf life come il periodo che, in determinate condizioni di conservazione, corrisponde a una tollerabile diminuzione della qualità dell'alimento. Poi c'è l'articolo 14 del regolamento dell'Unione Europea 178/2, che vieta la commercializzazione di alimenti dannosi per l'uomo, inadatti al consumo umano e che possono contenere come cibi, prodotti chimici, microrganismi e loro derivati. Attenzione, qui non ci sono fino ad adesso riferimenti al motivo sostanziale per cui noi mangiamo, cioè l'aspetto nutrizionale. Credo che la shelf life, per come oggi viene intesa e normata, sia un parametro sostanzialmente non oggettivo. La responsabilità è del produttore, che ha dei riferimenti normativi, ma che subisce la pressione del distributore. È un parametro che, a mio parere, non è supportato abbastanza da un dato scientifico condiviso. Perché? Perché non si parla della qualità organolettica e nutrizionale in modo specifico. E risulta molto spesso una convenzione che risponde ad obiettivi di commercializzazione. Voglio un prodotto che abbia una vita da scaffale lunga, dice il distributore, altrimenti si crea un problema gestionale. La sensazione è che l'etimologia di questa parola shelf life nasconda una funzione, evitare un contenzioso legale al distributore. Ed è presto detto, quando il consumatore apre la confezione e vede una variazione rispetto per il precedente acquisto oppure alla sua sensibilità circa la qualità, giudica il prodotto non conforme a un'idea di qualità che ha e quindi contesta che cosa? L'acquisto, quindi una transazione economica. E dal punto di vista legale, so che ci sono degli avvocati nel pubblico, potrebbe essere un grosso problema. Allora, abbiamo parlato di assenza di parametri oggettivi.
Facciamo un passo indietro di 50 anni fa. Per i meno giovani è abbastanza intuitivo accorgersi che avevamo una capacità di riconoscere la durata di un alimento senza bisogno di leggere date di scadenza, dal latte al pane, alla frutta, alla verdura, alla carne. Bastavano il naso, l'occhio o altri sensi per capire se un alimento era commestibile oppure no. Un frutto acerbo però ha uno scarso apporto vitaminico, questo molti di noi lo sanno, eppure nessuna catena distributiva dichiara sulla frutta confezionata in vassoio o a rete se questo apporto nutrizionale è presente oppure decade dopo una certa data. Io credo che sia importante per noi come consumatori ma anche come produttori capire se ciò che mangiamo, al di là della funzione conviviale, estetica, compensativa, abbia una funzione anche concreta e pratica dal punto di vista degli apporti nutritivi. Sempre sul tema dell'assenza di parametri oggettivi, penso che andrebbero distinte in modo abbastanza chiaro le caratteristiche sensoriali, quelle estetiche. Le caratteristiche di salubrità, cioè se non introduco dei patogeni o delle tossine, e l'aspetto legato agli apporti nutritivi. Secondo me Shelf Life deve articolarsi in questi tre aspetti, soprattutto a livello normativo e successivamente a livello dimostrativo, cioè dimostrare sulla confezione che questi tre aspetti hanno dei valori di riferimento e hanno un tempo oltre il quale non hanno più verità. Sono tre ambiti distinti e diversi questi, eppure la norma sulla durata degli alimenti non li considera, e a questo punto io mi domando, ma allora che cosa serve la norma? Butto il sasso nello stagno, la provocazione. Abolirla. Voi potrete leggere un articolo di un professore di processi e packaging che sostiene questa teoria, un pochino la faccio mia perché effettivamente le motivazioni che adduce sono condivisibili. Quindi in assenza di protocolli di analisi di parametri dichiarati e correlati alla qualità allargata intendo quei tre punti di cui parlavo prima, alimento per alimento, si può arrivare a sostenere che la norma in vigore, non, vabbè, qui è un po' esagerato, non ha nessuna qualità, nessuna finalità. Ha una finalità limitata, cioè garantisce una parte della qualità, ma non tutta la qualità. Allora proviamo a immaginare se venisse abolita che cosa succederebbe. Si potrebbe ipotizzare di rendere obbligatoria solo la data di produzione, ma non la data di scadenza. Comunque rimarrebbe irrisolto il punto delle caratteristiche nutrizionali che sono variabili da prodotto a prodotto. Prendiamo un esempio concreto. Il cibo per animali, per legge, deve dichiarare la data di produzione e la data di scadenza. Non ci sono altri prodotti alimentari umani che abbiano questo obbligo, se non sbaglio. Non sono sicurissimo qua. Però ho notato da molti anni che il prodotto a marchio Esselunga nella pasta fresca pubblica, rende note entrambe le date. Qui la fotografia è un po' sfocata, in basso all'etichetta c'è scritto prodotto il da consumare entro. Credo che ad oggi sia l'unica gamma di pasta fresca che riporta entrambe le date. E qual è il vantaggio? Il vantaggio è quello che è il consumatore che decide la freschezza e probabilmente in assenza della data di scadenza sarebbe abbastanza in grado di stabilire se consumare il prodotto oppure no. Proviamo a immaginare i vantaggi di questa ipotetica abolizione. E innanzitutto i consumatori si educherebbero piano piano a gestire meglio gli acquisti e a riconoscere quando un alimento è meglio che non sia consumato. Il secondo aspetto è si lascia al consumatore il rischio di consumarlo oppure no. Questo è un aspetto legale da considerare. Sicuramente vi sarebbero molti meno alimenti destinati allo smaltimento o alla donazione. Io non credo che la finalità di
una onlus sia quella di dar da mangiare gratis alle persone, ma come diceva lo spirito dell'associazione manitese, piuttosto che regalare un pesce da mangiare, insegniamo a pescare alle persone. Quindi è temporaneo, è effimero lo scopo di dare da mangiare a delle persone in difficoltà. Io ritengo che prioritario sia non generare possibili sprechi alimentari. Il quarto punto è che molte aziende, soprattutto quelle che producono alimenti freschi, piccole o grandi che siano, sarebbero spinte ad adottare dei criteri più oggettivi di qualità che riguardano l'aspetto organolettico, nutrizionale degli alimenti e muoversi loro per prime, prima del legislatore, che sappiamo essere molto più lungo, a completare una norma che secondo me oggi è incompleta. In quali ambiti quindi si potrebbero fare delle attività di ricerca e sviluppo? Beh, partiamo da una considerazione di base, che nella valutazione degli impatti ambientali generalmente le maggiori emissioni non sono legate all'imballaggio, ma ai processi di produzione dell'alimento, alla sua consegna, alla refrigerazione e nei casi in cui non sia consumabile, allo smaltimento o come rifiuto o come alimento consumabile in altri canali. Quindi il focus è sull'alimento, non è sul packaging, però il packaging ha la sua importanza. Possiamo dire che l'imballaggio in termini assoluti molto raramente costituisce un problema ambientale, va vissuto a mio parere come un coadiuvante e un preventivo. Con ciò voglio dire che adottare un imballaggio è di per sé un atto di sostenibilità. Ovviamente se utilizzo l'overpackaging non faccio un atto di sostenibilità, ma raramente, sempre più raramente, si trovano fenomeni di overpackaging. Quindi definito bene qual è il ruolo dell'imballaggio ai fini della sostenibilità, bisogna poi distinguere nelle perdite alimentari quelle che si generano dal campo allo stabilimento di trasformazione e i rifiuti che si generano nelle mura domestiche oppure nei luoghi della ristorazione commerciale collettiva. Questi due ambiti formano il concetto di spreco alimentare e formano i due ambiti di food loss e food waste. Quindi innanzitutto definire bene i due ambiti e capire dove conviene e come possiamo intervenire attraverso l'imballaggio per limitarli. Per potenziare il ruolo preventivo dell'imballaggio, sempre connesso alla sua capacità di allungare la vita utile dell'alimento, penso che la ricerca e lo sviluppo dovrebbero puntare a cinque obiettivi. Aumentare la capacità di conservare a lungo nello spazio e nel tempo l'alimento. Il secondo è quello di creare una norma armonizzata più completa di quella oggi esistente, però condivisa a livello di normativa UE generale sulla questione della durata degli alimenti, che appunto riguardi quei tre aspetti di cui parlavo prima. Il terzo è dotare l'imballaggio di etichette intelligenti. Noi oggi siamo invasi a dispositivi digitali, il concetto del telepass è un concetto ormai sdoganato. 15 anni fa Samsung propose il frigorifero parlante che dialogava con le etichette degli alimenti per avvisare date di scadenza e fine della disponibilità di un alimento. In realtà già le provveditorie navali utilizzano l'RFID per rapidamente caricare unità palettizzate di alimenti e sapere in modo puntuale e preciso al dettaglio che cosa si sta caricando. Quindi da valutare se questo tipo di etichettatura, che può essere RFID o di altro tipo, può avere un senso. E gli altri due punti, il 3, il 4 e il 5, sono ripensare gli spazi interni e le funzioni dei frigoriferi. Credo che oggi il concept risalga agli anni 50. Abbiamo ancora il porta uova, credo che nessuno si metta, o almeno io non lo faccio, a togliere le uova dal suo contenitore, visto che sul contenitore c'è la data di scadenza, ed è molto più semplice leggerla su quello che non alla ricerca del singolo uovo della data impressa. E l'ultimo aspetto è educare il consumatore a riconoscere la consumabilità alimentare con le indicazioni generali su cosa succede a un alimento su 8 giorni dopo l'acquisto. Questo può essere fatto nell'ambito della scuola o addirittura sul packaging.
Io ho finito il mio intervento, mi è stato chiesto di essere abbastanza rapido, spero di essere stato, vedo 15 minuti, quindi c'è spazio anche per il recupero e per altri relatori. Se volete visitare il sito compactnews.news oppure scrivermi direttamente, o meglio ancora farmi domande direttamente in questa sede. Lascio la parola agli organizzatori. Grazie. Grazie per questo intervento e ringraziamo anche gli spettatori che sia prima hanno arricchito la nostra chat presentandosi, anche sono intervenuti in riferimento a questa sua presentazione. Noi abbiamo preso nota dei commenti, delle domande, delle curiosità, in modo da poterle riprendere alla fine tutti insieme, perché anche gli interventi successivi andranno a riprendere alcuni dei punti che sono stati trattati in questa prima presentazione. Quindi io introdurrei le prossime ospiti, che sono la dottoressa Laura Bersani e la dottoressa Clelia Lombardi del Laboratorio Chimico di Camera di Commercio di Torino. Laura Bersani opera nell'area agroalimentare e si occupa di analisi chimiche di alimenti e di materiali a contatto con gli alimenti e supporta le aziende nelle verifiche merceologiche o comunque legate alle norme legislative. Clelia Lombardi è referente per l'area sicurezza alimentare, appunto presso il Laboratorio Chimico di Camera di Commercio di Torino, e svolge attività di stesura di aggiornamento dei piani HACCP e effettua audit presso le aziende alimentari, fornendo anche consulenza alle aziende su tematiche specifiche inerenti la sicurezza alimentare. Invito quindi Laura e Clelia a condividere la loro presentazione e vi lascio la parola, e quindi buona presentazione. Vediamo il vostro schermo. Vi invitiamo ad accendere il microfono, io non vi sento. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La sento? Un attimo che metto lo schermo intero. Perfetto. Allora, perfetto, grazie. Buongiorno a tutti. Comincio io per poi lasciare la parola alla collega, alla dottoressa Bersani. Io comincio appunto con una introduzione sulla shelf life, raccogliendo anche un po' delle cose che sono state dette poco fa dal dottor De Nardo, delle provocazioni che lui ha lanciato. Allora, noi cerchiamo di vedere intanto cosa ci dice la normativa dell'Unione Europea in ambito shelf life. Intanto, come definizione, possiamo dire che è il periodo di tempo durante il quale un prodotto rimane sicuro, punto A, e mantiene le sue proprietà specifiche, punto B. Importante, in condizioni adeguate di conservazione. Quindi già da questo ci possiamo rendere conto dell'importanza del packaging, ma questo verrà detto anche successivamente. Questi due punti diversi, sicurezza e mantenimento delle proprietà specifiche, sono proprio, diciamo, i due binari sui quali deve viaggiare tutto il nostro ragionamento sulla shelf life. E sappiamo che questo periodo di tempo, appunto, come è stato detto prima, può essere espresso o con una data di scadenza o con un TMC, un termine minimo di conservazione, e il regolamento 1169 ci dice come esprimerlo, appunto, con una di queste due date, a seconda che si tratti di un alimento molto deperibile dal punto di vista microbiologico o meno. E questo in effetti può essere un passaggio non così semplice da capire, soprattutto per le aziende meno strutturate, aziende artigianali, che devo dire spesso ci contattano proprio in merito al discorso shelf life per i loro prodotti, e magari appunto ci chiedono l'analisi per la data di scadenza, e bisogna cominciare appunto a chiarire che non è semplicemente fare un'analisi, ma è un discorso molto, molto più complesso. Il punto è, come avete già sentito prima, che questi due aspetti di sicurezza e di mantenimento delle proprietà specifiche, anche organolettiche,
è una discriminante importante, perché nel caso della scadenza l'alimento superata questa data viene considerato a rischio ai sensi del 178 articolo 14, quindi per legge non è più commercializzabile, non è più utilizzabile, a differenza del termine minimo di conservazione. La normativa prevede ovviamente anche l'indicazione delle condizioni di conservazione, perché queste impattano enormemente ovviamente sulla degradazione dell'alimento. Ci tengo a sottolineare che effettivamente la shelf life, questo date marking, ha una valenza importante sia per la salute del consumatore, ma anche questo è già stato sottolineato prima, per il produttore e anche poi per i distributori. Quindi è verissimo quello che diceva il dottor De Nardo, effettivamente c'è una richiesta anche da parte poi dei distributori di una certa durata dei prodotti, ed è importante quindi cercare di individuare questa data correttamente. Brevemente, perché il tempo scorre, io puntualizzo solo che i microrganismi negli alimenti sono suddivisibili, diciamo, in queste tre categorie: i microrganismi utili, quindi che noi inoculiamo volutamente nell'alimento, facciamo solo l'esempio dei lattobacilli nello yogurt, nei formaggi, ma quelli che ci interessano di più dal punto di vista della shelf life sono gli alteranti e i patogeni. Gli alteranti sono quelli che fanno sì che dopo un certo periodo di tempo, appunto, l'alimento non sia più idoneo al consumo umano, quindi perda le sue caratteristiche anche organolettiche. I patogeni sono quelli che fanno sì che l'alimento diventi pericoloso, quindi parliamo di salmonella, di listeria monocitogene, e quello che purtroppo contraddistingue questi patogeni rispetto agli alteranti è il fatto che non provocano modificazioni organolettiche percepibili dal consumatore. Quindi mentre io mi posso accorgere come consumatore che l'alimento non è più idoneo al consumo perché ha cambiato colore, cambiato consistenza o è diventato acido, è diventato amaro, metteteci quello che volete, nel caso dei patogeni purtroppo non è così. Sarebbe bello, probabilmente nessuno si ammalerebbe, ma un patogeno oltre determinati livelli non è percepibile con i nostri sensi. Il riferimento per gli aspetti microbiologici di sicurezza alimentare, penso che molti di voi sappiano che il regolamento CE 2073 del 2005, dove appunto si specifica che questi criteri, questi limiti microbiologici devono essere validi sia al momento dell'immissione in commercio sia per tutto il periodo della shelf life. Quindi l'obbligo di effettuare studi sul periodo di conservabilità è sancito proprio da questo regolamento, per cui, come si diceva prima, è appunto una responsabilità dell'operatore del settore alimentare, e siamo d'accordissimo sul fatto che non è per niente una cosa semplice. Quindi si può, dal punto di vista scientifico, ovviamente indagare, fare degli studi, però questo richiede un approfondimento che moltissime piccole aziende non possono fare da soli, quindi richiede analisi, richiede consulenza e quant'altro. Soprattutto richiede di indagare sui fattori che influenzano la crescita dei microrganismi, che sono poi quelli che noi teniamo sotto controllo per la conservazione degli alimenti. Quindi parliamo di tutti quei fattori come la temperatura, l'umidità, quindi l'acqua libera, il pH, eccetera. E un'altra definizione che possiamo dare di shelf life è il periodo di tempo che corrisponde a una diminuzione accettabile della qualità dell'alimento, dove evidentemente si parla di accettabilità sotto diversi profili, ovviamente di sicurezza microbiologica, ma anche sotto il profilo chimico, fisico, organolettico, nutrizionale. Anche questo è già stato ben sottolineato. Quindi non è effettivamente semplice capire quando superiamo questo limite di accettabilità. Richiede un'indagine approfondita da parte del produttore, dell'OSA, dell'operatore del settore alimentare. Di questo l'Unione Europea è ben consapevole, credo, così come appunto è ben consapevole dello spreco che si può imputare a una errata interpretazione di queste due diverse modalità
indicare la shelf life, quindi scadenza, e TMC, quindi use by e best before, per cui l'Unione Europea sta cercando appunto di sensibilizzare, di far capire la differenza tra un limite invalicabile, che è quello che ci protegge dalle tossinfezioni, dalle intossicazioni e tossinfezioni alimentari, rispetto a quello che è semplicemente un limite relativo a una qualità organolettica, il best before. Quindi, avendo visto che fino al 10% di tutto lo spreco alimentare potrebbe essere legato a questa errata interpretazione, la Commissione europea cosa ha fatto? Ha chiesto un parere scientifico all'EFSA, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, proprio perché è possibile che sia opportuno magari modificare queste diciture per una maggior chiarezza. E l'EFSA ha quindi cominciato a dare risposte in questo senso, pubblicando nello scorso mese di dicembre questa prima parte dell'opinione scientifica, che sarà seguita quest'anno da altre parti, ed è un documento ovviamente molto interessante. Ci sembrava importante segnalarvelo per chi di voi non lo conoscesse, perché appunto è abbastanza recente. E questa linea guida, secondo noi, è molto, oltre che essere ovviamente assolutamente autorevole, e può essere molto di aiuto per gli operatori del settore alimentare, per i consulenti e per tutti coloro che si occupano di shelf life, perché puntualizza bene, sintetizza bene tutti gli aspetti relativi alla shelf life. Io qui ho portato come esempio solo un paio di pagine, ma comunque contiene moltissimi riferimenti bibliografici e quindi può essere il punto di partenza per poi fare il proprio studio di shelf life, perché il punto purtroppo cruciale è che la shelf life è un processo, lo studio di shelf life deve essere fatto sul mio processo, non posso copiare presumendo che il prodotto sia simile a quello di qualcun altro, quindi devo entrare nel merito del mio processo, dei miei contenitori, quindi del mio imballaggio, delle caratteristiche precise, specifiche, intrinseche di quell'alimento. Quindi è veramente un processo complesso. Vi dicevo, solo come esempio, questo documento riporta un albero delle decisioni per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, in cui arrivare poi a stabilire se posso utilizzare un best before o una data di scadenza, un use by. Non abbiamo il tempo di soffermarci, ma sicuramente potete andarvelo a scaricare dal sito dell'EFSA. E un'altra pagina, secondo me molto interessante, che ci può dare un'idea della complessità che si ha nello stabilire una data di scadenza o un termine minimo di conservazione, e la vedete in questo flowchart, dove è rappresentato appunto il processo di decisione che porta al date marking, dove si parte da dati storici, da letteratura scientifica, ma poi si va a indagare su il pH, l'acqua libera, la tecnologia che io utilizzo, quindi i trattamenti che vengono utilizzati nel mio processo, il packaging, le modalità di distribuzione, la temperatura. Quindi l'elenco è ovviamente molto vasto, e a questo punto si va a effettuare il vero e proprio studio di shelf life utilizzando tre strumenti, che sono questi del riferimento alla letteratura scientifica, dei test di laboratorio e dei modelli di microbiologia predittiva, che sono anche i tre strumenti indicati dal regolamento 2073 per arrivare poi alla shelf life. Interessante, come vedete, c'è poi un discorso di monitoraggio e verifica, cioè non è un processo concluso una volta per sempre, ma va monitorato, quindi la cura nel fatto di garantire che questa data sia sempre visibile, che non sia sbiadita, che non vada persa, come diceva prima il dottor De Nardo, quindi che sia effettivamente visibile sempre al consumatore, e poi di verifica che nel tempo venga mantenuta la validità, perché effettivamente capite bene che c'è una variabilità di condizioni tra i lotti diversi di produzione che va assolutamente indagata. Questo può essere
anzi è uno dei problemi principali, soprattutto a livello di imprese artigianali, il fatto che la produzione non sia standardizzata può creare effettivamente dei problemi, perché una variabilità eccessiva fra lotti non mi dà più quelle garanzie volute. Shelf life secondaria ne parla l'articolo 25 del regolamento 1169, quindi laddove si dice che per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti, dopo l'apertura della confezione devono essere indicate le condizioni di conservazione e il periodo di consumo, se del caso. Quindi ha ragione che il dottor De Napoli quando dice che poi effettivamente è difficile per l'operatore del settore alimentare districarsi in questo, perché la norma mi dice devi individuare, o dovresti, se del caso, bisognerebbe capire quando è del caso, individuare anche la shelf life secondaria, e anche qui tra l'altro capite l'importanza del packaging, perché una volta aperta la confezione è chiaro che cambiano radicalmente tutte le condizioni che io avevo inizialmente dato come produttore. Termino per passare la parola alla dottoressa Bersani facendovi vedere, ricapitolando, quali sono i principali metodi di conservazione degli alimenti, quindi quelli che vanno ad agire sui fattori che consentono la moltiplicazione microbica, quindi la temperatura, l'acqua libera, il pH, l'atmosfera, quindi con ossigeno o meno, ben sapendo che poi la tecnologia va avanti in questo senso e che spesso questi diversi metodi vengono associati in maniera sinergica, in modo da creare ostacoli sia alla moltiplicazione microbica, ma anche a quelle modificazioni chimiche e enzimatiche che fanno sì che poi il prodotto si alteri. Pensiamo a un irrancidimento del prodotto, per esempio, quindi all'ossidazione dei grassi, eccetera. E con questo lascio la parola alla dottoressa Bersani. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per questa occasione, è sempre molto stimolante. Ecco, abbiamo visto che effettivamente il packaging viene considerato come un elemento importante per mantenere quelle condizioni che, come avete visto da studi, da intraprese dalle aziende, da test che vengono effettuati, deve essere conservato e presentato per tutta la sua durata nelle condizioni idonee, perché non dimentichiamo che soprattutto quando stiamo parlando di termini minimi di conservazione, è importante per l'azienda che il consumatore ricordi fino alla termine della durata prevista e indicata, conservi possa assaggiare, possa consumare il prodotto alimentare e contemporaneamente conservarne una buona impressione per riacquistarlo, per voler riassaporare quei medesimo gusto e quella medesima consistenza. Quindi il contenitore, l'imballaggio deve avere quella che è un'idoneità tecnologica adatta proprio a conservare nel tempo questo alimento in modo appropriato. Vedete, qui sono indicati degli spunti, cioè il fatto di creare delle barriere alla luce, alla temperatura. Noi di recente abbiamo verificato con dei prodotti, un produttore di zafferano che aveva intenzione un po' di testare il contenitore migliore per conservare ciò che sapete meglio di me è molto prezioso da un punto di vista come prodotto alimentare, come spezia. Ed ecco che a differenza di quello che il produttore voleva mostrare il prodotto, evidenziare, mettere proprio in luce quello che era contenuto, e quindi adottare un materiale di imballaggio che con finestre o addirittura proprio fosse del tutto trasparente, ecco che abbiamo visto che in realtà le migliori condizioni erano quelle che sigillavano e opponevano una barriera alla luce e al passaggio anche del profumo all'esterno.
Quindi vedete che l'idoneità è fatta anche di resistenza a sollecitazioni, di permeabilità all'ossigeno, al vaporacqueo. Ci sono tantissimi elementi che deve avere il nostro imballaggio per poter procedere in una corretta conservazione. Vi volevo fare poi un altro esempio. Noi ci siamo occupati anni fa dei cosiddetti bonus food, cioè degli alimenti che vengono inviati agli astronauti della stazione spaziale per essere consumati in occasioni particolari, tipo un compleanno, una ricorrenza, eccetera. Ecco, in questo caso ci siamo trovati a dover valutare, oltre ai discorsi di sicurezza alimentare, anche proprio la durata nel tempo di questi prodotti, perché potete ben immaginare che non è possibile un consumo rapido, quindi ci dobbiamo garantire attraverso un appropriato imballaggio proprio che vengano mantenute anche quelle caratteristiche nutrizionali e va da sé anche quegli aspetti sensoriali, proprio perché devono ricordare all'astronauta in queste particolari condizioni di avere di avere quel ricordo, ricordarsi quell'alimento che consuma sulla Terra. Nell'occasione erano proprio stati assoldati i chef inglesi piuttosto che italiani, eccetera, a seconda della destinazione, della nazionalità dell'astronauta di destinazione. A proposito delle caratteristiche nutrizionali, volevo poi sottolineare come le linee guida del Ministero della Salute indicano che ad un controllo effettuato per verificare la congruità dei dati riportati nelle dichiarazioni nutrizionali, devono essere mantenute queste caratteristiche, questi dati, e sono applicabili ovviamente alle tolleranze, ma devono essere mantenuti per tutta la durata di conservazione dell'alimento, che quindi è un altro aspetto. Questo ovviamente non riguarda solo il cibo nello spazio, ma riguarda tutti noi consumatori. E quando ci siamo posti al problema della conservazione del cibo nello spazio, cioè quella che abbiamo definito più una space life, ovviamente con un bel gioco di parole, è chiaro che abbiamo dovuto affrontare un ambiente che è totalmente diverso rispetto a quello che noi ci configuriamo. Però abbiamo appreso che in realtà quella che è tutta tutte le procedure dell'HACCP, quindi che vanno a verificare, vanno a valutare come possiamo eliminare o soprattutto tenere sotto controllo dei particolari rischi che possono avvenire durante la produzione di un alimento, abbiamo visto che è nata la HACCP proprio in occasione di ricerche fatte sui prodotti alimentari che dovevano interessare proprio i futuri lanci nello spazio. Quindi l'alimentazione, le caratteristiche, le valutazioni, gli studi che devono essere fatti riguardano un ambiente che è quello, che è un ambiente in cui viene conservato il cibo, ma soprattutto la garanzia che questo cibo sia idoneo per il consumo alimentare ovunque questo avvenga. Ecco, un cenno, cercherò di essere un po' rapida per non portare via troppo tempo successivamente, ma vedete come il discorso degli sprechi e delle perdite alimentari è indubbiamente un modo per sottolineare l'importanza di poter conservare adeguatamente il cibo. Credo che per poter avere una buona ricezione delle informazioni riguardo TMC, scadenza, sia necessario che la divulgazione, l'informazione vada proprio ad educare i consumatori stessi, perché vedete che il 20% del totale degli alimenti prodotti viene perso, sprecato.
e di questo più quasi la metà, questo spreco, avviene a livello domestico. Di fatto un obiettivo dell'Unione Europea è stato quello di ridurre gli sprechi e le perdite alimentari della metà rispetto, mettendosi come scadenza il 2030, ma sono in adozione anche delle modalità proprio di etichettare gli alimenti in maniera differente per poter consentire al consumatore di ridurre ancora di più queste perdite e questi sprechi. Riguardo poi al ruolo che hanno i MOC, cioè i materiali, gli oggetti a contatto con gli alimenti, la riduzione degli sprechi alimentari, segnalo questo lavoro, perché normalmente la percezione è che l'impatto ambientale dei MOC sia decisamente superiore rispetto a quello che è quello degli alimenti. In realtà il costo, in questo caso è una valutazione fatta con il carbon footprint, cioè una valutazione delle emissioni di gas serra misurate appunto attraverso il controllo espressi come CO2 emessa. Ecco, vedete che ad esempio per la produzione del pane, per chilo di alimento noi emettiamo 600 grammi di CO2 equivalente. Per confezionare, quindi il costo in termini di emissioni di gas serra da parte dell'imballaggio che serve per confezionare questo chilo di alimenti è di 30, e poi fate le dovute proporzioni con le altre tipologie di alimenti. Quindi è chiaro che il costo che abbiamo, il costo ambientale nella produzione agricola, allevamento o coltivazione che sia, deve essere prolungato e deve essere distribuito su maggiore lunghezza di tempo. Degli studi effettuati sulla ripartizione della produzione di gas serra con un nucleo di 4 persone nell'arco di una settimana, questo è un esempio dell'ortofrutta, vedete come la produzione di gas serra dell'alimento consumato è pari a un 66%, ma l'alimento sprecato conta per un 22%. Quindi bisogna assolutamente ridurre questa parte, questa fetta, che è purtroppo troppo consistente. E come possiamo fare? Ecco, ci sono delle soluzioni produttive, ma qui stiamo parlando di imballaggio, vediamo che cosa possiamo adottare anche come modalità un po' più innovative rispetto proprio agli imballaggi stessi. C'è un regolamento comunitario, il 450 del 2009, in cui viene ribadito che ovviamente è vietato utilizzare sostanze che possano in qualche modo ingannare il consumatore perché coprono, mascherano delle alterazioni, ma che invece possono essere utilizzati materiali attivi e intelligenti che danno appunto, in un certo senso contribuiscono da un lato a migliorare la conservazione e dall'altro a comunicare più correttamente al consumatore lo stato in cui si trova l'alimento stesso. Quegli attivi hanno proprio una parte attiva nel mantenere, nel conservare correttamente il cibo. Vedete che sono degli assorbitori di ossigeno, di umidità, degli antimicrobici, sono degli assorbitori di etilene. Credo che poi sui materiali attivi il dottor Garavaglia, che mi seguirà, vi potrà portare poi degli esempi più pratici attinenti proprio alla produzione dell'ortofrutta. Mentre invece i materiali intelligenti sono quelli che consentono di monitorare le condizioni del prodotto alimentare imballato o dell'ambiente in cui è confezionato l'alimento stesso, e quindi ci possono essere degli indicatori di conservazione o di freschezza che comunicano in maniera molto smart al consumatore, oppure degli indicatori di tempo, temperatura, che quindi sulla confezione stessa ci forniscono delle informazioni prontamente disponibili.
Io vi ringrazio e passo la parola a chi mi deve precedere, mi deve seguire, è il dottor Garavaglia. Ringraziamo la dottoressa Lombardi e la dottoressa Bersani per il vostro intervento, che ha aiutato a fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti delicati, appunto, che riguardano il mondo della shelf life. E chiediamo al prossimo ospite, che è appunto il dottor Garavaglia, vedo che è già in condivisione dello schermo, appunto, di attivare anche il suo microfono. Il Luigi Garavaglia è manager della ricerca e sviluppo presso ILIP, quindi il gruppo ILPA, che è un'azienda leader del suo settore e che da oltre 50 anni sviluppa soluzioni di imballaggio per alimenti in plastica termoformata e bioplastica per frutta e verdura, ed è un esperto in sistemi per il food packaging. Quindi lasciamo la parola a Luigi Garavaglia, a cui appunto chiediamo di attivare il microfono, e anche a lei una buona presentazione. Grazie mille. Mi sentite? Buongiorno a tutti, grazie Doriana, grazie Beatrice. Quindi questa è un po' l'ultima presentazione che probabilmente anche ripercorre un pochino alcuni temi che hanno trattato il dottor De Nardo e anche i colleghi che mi hanno preceduto. Prima di passare al tema di oggi, lasciatemi giusto illustrare chi è il gruppo ILPA a cui appartengo e dove mi dedico di ricerca e sviluppo di qualità. È un'azienda che è radicata sul territorio dell'Emilia Romagna, è costituita da tre società, ciascuna specializzata in un determinato settore: ILIP specializzato nei contenitori per l'industria alimentare, MP3 specializzato in semi lavorati per l'industria in genere e per l'industria alimentare, e MP Recycling è invece la società che all'interno del gruppo possiede un impianto di lavaggio che procura i materiali derivanti dal lavaggio delle bottiglie di post consumo, quindi riciclati per le altre lavorazioni, le altre trasformazioni. ILIP è uno dei player nel campo della conservazione degli alimenti, soprattutto dell'ortofrutta. Siamo partner di molte catene europee e vendiamo praticamente in 57 paesi al mondo. Dal 2012 ILIP fa parte e partecipa alle iniziative di Save Food, e quindi che è uno dei temi appunto di oggi. Quindi, passando al tema della conservazione, vedo che anche gli altri relatori, come me, hanno distinto i due temi: il tema della ricerca di materiali per la conservazione, espresso come qualità del prodotto conservato, durata di conservazione, ma da parte nostra pensiamo che tutto questo deve essere conciliata con il tema dell'impatto ambientale degli imballaggi. Quindi sono questi due temi, il food waste e il packaging waste, che vedremo nel corso di questa presentazione, cercando di tenerli distinti. Perché è importante il food waste? Abbiamo sentito che si nota da queste colonne che rappresentano le perdite di cibo durante i vari passaggi dalla produzione al consumatore, che più di un terzo del cibo viene sprecato lungo la supply chain e anche nei paesi occidentali. Guardate pure l'Europa, molto di questo cibo viene sprecato durante le fasi di distribuzione, durante le fasi addirittura di consumo da parte del consumatore. Quindi è importante pensare il packaging come uno degli elementi che possa far passare attraverso due aspetti, logistica e consumo, il prodotto in una maniera idealmente sana e senza scarti. Poi inoltre c'è il tema della popolazione mondiale, che raggiungerà i 10 miliardi entro il 2050, e quindi la domanda di cibo aumenterà, dicono, del 50%, e quindi è ancora più importante che non si sprechi cibo durante il trasporto, durante la distribuzione. Con la consapevolezza che anche le catene di distribuzione devono contribuire alla riduzione dello spreco di prodotti alimentari che vengono esposti sui loro scaffali, con una corretta gestione della rotazione di questi. Le esigenze invece di sostenibilità ambientale
oramai sono diventate una necessità, un obbligo anche legislativo, perché tutte le più recenti direttive, regolamenti europei, decreti legge italiani che vengono emessi poi dai singoli paesi come l'Italia, ormai puntano alla riduzione della quantità di rifiuti generati, della quantità di rifiuti di imballaggio generati e anche della quantità di rifiuti generali da ciascuna categoria di imballaggio. E come vediamo il target è, oltre alla quantità di rifiuto raccolto, è anche un target di riciclo dei rifiuti di imballaggi raccolti, che entro il 2025 per la plastica deve essere maggiore del 50%, e questo in base a una direttiva europea, questa del 2018, l'852. Ma poi possiamo vedere, sono in corso anche emendamenti ad alcuni regolamenti europei che per il momento stabiliscono la riciclabilità e la possibilità di utilizzare materiale di riciclo a contatto con gli alimenti soltanto in certe condizioni. Ebbene, questi emendamenti al 282 del 2008 sul riciclo porteranno a rendere disponibili anche diversi materiali da base di polistirolo, base di polipropilene e così via, oltre naturalmente al PET che oggi da molti anni viene utilizzato come materiale da post-consumo, dalle bottiglie principalmente, ma poi ci sono anche iniziative della Circular Plastic Alliance che mirano a raggiungere 10 milioni di tonnellate, 10.000 tonnellate di riciclato, standardizzando il design del packaging per facilitare il riciclo e così via. Quindi non ultima la direttiva SUP, la 104 del 2019, che ha bandito l'uso di determinati materiali e determinate applicazioni e determinati articoli, per esempio il bando di tutti i materiali plastici o che contengono plastica nel settore dei piatti e delle posate monouso, la riduzione del consumo dei bicchieri che avverrà da qua ai prossimi anni, l'obbligo di introdurre nelle bottiglie un minimo di 25% di materiale da post-consumo e così via. Quindi tutto questo si inserisce in una logica di facilitare sia il riciclo del packaging, sia di un recupero molto più elevato da parte delle aziende specializzate nei rifiuti di materiali plastici per un riutilizzo poi successivo come plastica per alimenti o per altre iniziative nel settore industriale, a seconda della qualità e della purezza di questi prodotti. Proseguendo, quindi, quali possono essere le strategie che un'azienda come la nostra può mettere in campo per conciliare shelf life da una parte e l'ambiente dall'altro? Noi vediamo queste tre diverse aspetti. Il primo aspetto è la riduzione del food waste, e questo la otteniamo grazie a dei packaging che possono aumentare la durata di conservazione degli alimenti, oppure attraverso packaging o sistemi di packaging o un concept che possono monitorare la qualità dei prodotti alimentari. Vedremo poi in dettaglio questi aspetti. Packaging che sono concepiti per ridurre lo scarto dei prodotti durante i trasporti, perché possono ridurre i danni meccanici che subiscono prodotti fragili durante le movimentazioni, oppure i cosiddetti phase change material, sono dei materiali che hanno la possibilità di mitigare gli effetti della rottura del freddo durante i trasporti. Se invece passiamo alla riduzione del packaging waste, vediamo che le iniziative sono riduzione del peso e dei volumi dei contenitori, questo è continuativo, la ricerca della monomaterialità, cercando di sostituire con tecniche diverse materiali multistrato, multicomponenti, con monomateriali che saranno più riciclabili. L'impiego massiccio di PET da riciclo da bottiglie post-consumo, rendere i packaging altamente riciclabili. Non ultimo, facilitare il riconoscimento di determinate categorie di polimeri attraverso sistemi innovativi, intelligenti, diciamo qui, oppure addirittura la gestione del rifiuto sul punto vendita, anche qua attraverso un aiutino che diamo al consumatore con dei sistemi intelligenti per il ritorno degli imballaggi
nei punti di vendita, poi la progettazione a base, in base dei criteri di ecodesign e di studi del CA. Non ultimo c'è l'utilizzo di risorse rinnovabili, la terza R, e quindi noi impieghiamo, cerchiamo di impiegare in applicazioni particolari biopolimeri da fonte biobased oppure no, ma comunque sono compostabili e in applicazioni che vedremo possono essere nelle carni fresche, nei prodotti caseari, nei piatti pronti, nel monouso per la somministrazione e il trasporto dei piatti presso le mense. Poi abbiamo ancora a questo punto in dettaglio quali sono i prodotti, che gli articoli o le linee di prodotto che ILIP mette sul mercato o che sta mettendo sul mercato in certi casi, perché in questo caso vi sto parlando anche di idee e di progetti di ricerca e sviluppo, come Life Plus è un sistema di imballaggio attivo, Smart Ripe è un sistema intelligente per monitorare la maturazione della frutta, Soft Fruit Protection è un sistema per proteggere i frutti dei ritardi durante il trasporto, e Phase Change Materia, come dicevo, per mitigare le variazioni di temperatura. Mentre per quanto riguarda l'edizione del packaging waste abbiamo paschette che sono materiale, Master Seal per le carni in MAP, oppure dei pannets che sono delle cestelle per l'ortofrutta, che sono anche concepite fino con un contenuto di post consumo fino al 100%. Questa sperimentazione, come la sperimentazione Plastic Waste che abbiamo fatto con l'Università di Bologna in Emilia-Romagna per il riciclo delle vaschette sul punto vendita, e inoltre anche la sperimentazione che stiamo eseguendo con Corepla per la raccolta, la separazione delle vaschette a livello di rifiuto e il riciclo delle vaschette all'interno dei nostri impianti di riciclo delle bottiglie post-consumo. E poi la linea ILIBio, sono tutti materiali che derivano da risorse rinnovabili, biodegradabili, compostabili. Passerò così rapidamente tutti questi materiali. Il primo, l'Active Packaging, questo Life Plus, è un sistema attivo. Non entro in merito alla definizione di attivo perché l'ha già detto la relatrice precedente. Nel nostro caso si tratta di un'evoluzione di un prodotto che avevamo già sviluppato nel mercato, che ha saputo migliorarsi in questi ultimi anni e per il quale è stato depositato proprio un brevetto, questo mese. Si basa su delle molecole attive, dei principi attivi che sono generally recognized as safe, quindi principi naturali, estratti naturali, che hanno un'azione antimicrobica, possono essere applicati sulla superficie della vaschetta oppure sugli accessori che accompagnano la vaschetta per l'ortofrutta. E naturalmente può essere impiegato in varie soluzioni di imballaggio, dal flow pack anziché al termosaldato, anziché al coperchiato e così via. Le modalità di funzionamento di questo imballaggio attivo sono grazie al fatto che questi principi attivi possono migrare per diffusione sul prodotto oppure possono migrare per diffusione nello spazio di test in cui è contenuto il prodotto e quindi essere efficaci nel inibire la crescita di tabelle MUFT, come vediamo adesso in questa test in vitro, in capsula Petri, in cui si vede l'efficacia di un cocktail di prodotti attivi sulla crescita della botrytis cinerea, quindi a sinistra il riferimento, a destra il contenimento dello sviluppo della botrytis cinerea, in questo caso era per diffusione di volatili nello spazio di testa. Il secondo prodotto che stiamo sviluppando è un prodotto che ha il nome di Smart Ripe, perché è un prodotto intelligente. In questo caso è un prodotto che porta con sé un tag RFID. Questo tag RFID rappresenta l'elemento di trasmissione di segnali che vengono modificati dalla maturazione, quindi le proprietà del frutto si modificano
durante la maturazione, soprattutto le proprietà dielettriche, queste vengono raccolte da questo tag. Il tag trasmette tutte queste informazioni a un piccolo computerino, e grazie a un lavoro che abbiamo fatto proprio con l'Università di Torino, con il DISAFA, abbiamo potuto mettere in correlazione la variazione di queste misure dielettriche con alcuni indici di maturazione del frutto, come il colore, la texture del frutto, e arrivare quindi a definire una scala di maturazione che vede con un certo indice elettromagnetico definire il prodotto acerbo anziché maturo, anziché sovramaturo oppure cremoso, come diciamo noi in certi casi. Non ultimo, questo sistema permette di avere un rapporto con il cliente, perché permette di collegarsi attraverso un QR code dinamico con il proprio smartphone, e quindi scaricare informazioni sul frutto, sulla tracciabilità, sull'autenticità di quel prodotto. Direi che poi c'è un'evoluzione ancora in corso, perché in quel caso il prodotto deve essere scannerizzato dal consumatore. Qui siamo passati in una fase successiva in cui il prodotto viene disposto su uno scaffale intelligente che già possiede tutte queste antenne e questi tag, e è possibile monitorare direttamente sullo scaffale la maturazione dei vari frutti, indicando in questo caso tramite un LED, tramite un'indicazione, qual è il frutto che dovrà essere consumato subito, che potrà essere consumato entro 3 giorni oppure anche entro 1 settimana. E ultimo aspetto di questa tecnologia, che prenderà in futuro un'altra via, è quella di dotare chi invece farà la maturazione dei frutti in cella di maturazione di un sistema che permette di monitorare in continuo il batch che stanno lavorando e arrivare a prendere le decisioni circa il momento in cui questi prodotti devono essere tolti dalla cella di maturazione e possono essere venduti. Vado velocemente perché mancano 3 minuti, quindi tutto questo rappresenta un'opportunità sia per produttori, per utilizzatori e per i consumatori, e in tutti questi effetti per fare dei nuovi design di prodotti, per la produzione, sviluppare nuovi prodotti e effetti, arrivare a tracciabilità in real time dei prodotti lungo tutta la catena distributiva, garantire la food defense grazie alla tracciabilità e dell'origine del prodotto, la protezione dalle frodi e così via, fino a interagire secondo la user experience con il consumatore in tanti altri modi. Abbiamo poi le strategie per conciliare il packaging con l'ambiente. Come dicevo prima, cerchiamo di trovare delle soluzioni con cui sostituire dei packaging compositi, per esempio del PET PE, PET VOH PE, con dei materiali che siano monostrato, che però abbiano le stesse prestazioni in termini di saldabilità, in termini di conservazione, come per esempio questo materiale che, pur essendo tutto realizzato in RPET, ha delle proprietà di saldabilità e di conservazione delle carni pari a quelle di un PET PE. E per di più questo prodotto è realizzato anche con alte percentuali di RPET da post-consumo. Il prodotto che vediamo sotto è dedicato ai frutti delicati. Pensate soltanto ai cachi, come sono delicati, che noi consumatori li vogliamo mangiare sempre al punto giusto di maturazione, e quindi veramente soffici, e sono di difficile trasporto. Questo sistema permette di evitare che gli urti dovuti alle movimentazioni, ai trasporti dal produttore al distributore, danneggino la superficie della buccia del caco, creando poi delle alterazioni, ammuffimenti o imbrunimenti. Ultimo sono gli imballaggi costituiti da biopolimeri compostabili. Qui vi sono 3 esempi. Un esempio è un pack per le carni avicole, per la tonsera protettiva, è totalmente compostabile nelle sue componenti, sia la vaschetta, sia il pad assorbente, sia il film, la pellicola di copertura.
utilizziamo in questo caso delle strutture multistrato per dare prestazioni diverse, quindi dai prodotti della Novamont come MaterB, il prodotto PLA del NatureWorks, per produrre strutture che hanno il valore aggiunto di entrambi questi materiali. Abbiamo una vaschetta per il formaggio fresco, quindi totalmente in PLA. Tutte queste sono prodotti certificati o da inserto secondo la N13432 oppure dal CIC oppure anche dal TUB. Il prodotto che vediamo come ultimo prodotto sono i piatti monouso e bicchieri che sono realizzati con dei polimeri, anche in questo caso di MaterB, quindi della Novamont, ad alta resistenza tecnica, termica e tecnica anche perché possono raggiungere i 90 gradi centigradi per la ristorazione collettiva e possono essere saldabili e possono quindi contribuire a un nuovo concept verso la ristorazione, che è quello appunto di smaltire tutto il prodotto nell'umido, soprattutto ora che è stato creato il consorzio BioRepac che si occuperà all'interno del CONAI della gestione degli imballaggi biodegradabili compostabili. E quindi concludendo, secondo noi sia importante continuare nello sviluppo delle tecnologie di packaging per migliorare conservazione, qualità e sicurezza degli alimenti, è anche importante che questi packaging siano sempre rispettosi dell'ambiente e in linea con i principi della circular economy, quindi che siano costituiti da ampie frazioni di materiali riciclati, che siano riciclabili e per applicazioni specifiche provenire anche da fonti rinnovabili. Bene, ringrazio tutti voi, grazie mille. Passo la parola ancora a Beatrice e Doriana. Grazie dottor Garavaglia, grazie a questa presentazione di ILIP e delle innovazioni del packaging che ci ha presentato. Ringraziamo di nuovo tutti gli speaker e tutti i partecipanti all'evento perché la chat è stata molto, molto ricca, si è animato il dibattito fin da subito e ci sono alcune domande. Forse possiamo partire dal basso e tornare e risalire. Quindi partire da una domanda tecnica, ultima arrivata, che credo sia forse in particolare al laboratorio chimico. Nella scheda tecnica del prodotto in etichetta può essere indicato il TMC e non la shelf life? Forse una domanda, io ho immaginato per la dottoressa Lombardi e la dottoressa Bersani, ma non ne sono certa. Non so se invece fosse per il dottor Garavaglia che stava parlando quando è arrivata questa domanda. Non credo sia per me, credo proprio sia per la dottoressa Bersani. Sì, sì. Invece, adesso non so se... Io posso rispondere a quella che vedo sopra. Avete già sviluppato dei packaging innovativi per prodotti caseari freschi, eccetera, eccetera. Li abbiamo sviluppati. Se per packaging innovativi intendiamo materiali utilizzabili come materiali biodegradabili compostabili, sì, anche con liquido di governo. Certo. Non abbiamo capito bene la domanda relativa alla scheda tecnica del prodotto, nel senso che il TMC è un modo di indicare la shelf life, quindi forse non abbiamo capito, magari se chi ha scritto può specificare meglio facendo un esempio specifico. Sì, quindi chiediamo appunto a Enrico se può darci qualche specifica rispetto a questa domanda. Sì. Eventualmente anche accendendo il microfono o scrivendo ovviamente.
Diversamente, all'inizio della nostra mattinata si è aperto proprio un ampio dibattito in chat relativamente proprio all'indicazione della data di produzione sul packaging, quindi rispetto alla presentazione del dottor De Nardo. Non so se appunto sia il dottor De Nardo sia Roberta Bonzano che ci ha scritto in chat vogliono dare seguito a questo dibattito in modo da coinvolgere anche tutti i relatori e, oltre che tutti gli spettatori, proprio perché è un tema che per i produttori ci è sembrato di capire molto importante, molto caldo. Io sento una voce in lontananza. Non so se la signora Bonzano sia presente. Sì, lei diceva, vedo un grande problema nell'inserire la data di produzione, ossia che ci siano molti più stock nei magazzini che andrebbero in smaltimento. E soprattutto diceva, è una questione psicologica, il consumatore trova una data di produzione primo di gennaio compra, se trova una data di produzione maggio 2020 non compra. Questo è un problema, sicuramente è un problema, però è un problema di distribuzione, io ritengo, di gestione dello stock, quindi un distributore ha tutto l'interesse a far ruotare le vendite, un produttore ha tutto l'interesse a svuotare il magazzino. Se si generano delle eccedenze perché il distributore non è stato bravo o il produttore è stato lento, evidentemente si possono organizzare, uno, delle vendite promozionali con prodotti che sono molto lontani dalla data di produzione, oppure educare il consumatore a capire che un alimento non ha una variazione nutrizionale organolettica significativa fra il mese numero 1 e il mese numero 9. Credo che fosse questa l'obiezione della signora Bonzano e della risposta che ho provato a dare io. Roberta, vuole intervenire a voce? Non so se mi sentite. Sì, adesso sì. Okay. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È esattamente quello il problema, ossia nel momento in cui io ho degli ordini da tipicamente la grande distribuzione, soprattutto le quelle distribuzioni che sono molto ampie, ma anche guardando un pochino più in là, non solo nell'Italia ma nell'Unione Europea, il tempo che fa dall'ordine del cliente, la produzione, la distribuzione sul consumatore finale, può dar adito a dei prodotti, soprattutto dove la shelf life è abbastanza ampia, a dei prodotti che vengono prodotti magari da gennaio e poi finiscono sullo scaffale a marzo. Allora, vi faccio l'esempio mio che faccio gallette, nel momento in cui io a maggio vedo un prodotto che è stato fatto a gennaio, l'80% del consumatore non lo prende più perché dice è fatto a gennaio, è vero che scade a gennaio dell'anno dopo, ma comunque sia si pone il problema. È il classico problema del consumatore che guarda all'interno della corsia non il primo pacchetto, ma va a prendere quello in fondo per avere quei due giorni di scadenza in più. Io credo che sia un fatto culturale molto normale anche dal punto di vista del consumatore finale, e quindi andare ad inserire una data di scadenza soprattutto per quei prodotti che appunto hanno delle date di scadenza molto lunghe rischia di creare poi degli invenduti a scaffale e quindi di aumentare quella che è la distruzione di cibo invece che andarla a diminuire. Perché siamo tutti d'accordo che al produttore non conviene fare magazzino, ma i tempi tecnici e la gestione che molti distributori hanno, soprattutto la GDO dei magazzini, fa sì che questi tempi, questo allungamento dei tempi ci sia. Faccio due proposte alla dottoressa Bonzano. Uno, l'ipotesi è quella di iniziare ad adottare questo sistema della data di produzione per i prodotti freschi.
due, di capire come mai la grande distribuzione, che dovrebbe fare della sua efficienza logistica il principale motore del valore aggiunto, ha questi tempi elefantiaci di esitazione del prodotto dal magazzino del produttore allo scaffale, soprattutto nella prospettiva di un'economia che vorrebbe essere Industry 4.0, quindi tendenzialmente molto più vicina al just in time. È verissimo, cercano di farlo, però dal dire il fare c'è un pochino di mezzo al mare e quindi la realizzazione poi non è così efficace. Non è la stessa cosa su tutta la GDO, ce ne sono alcune che sono molto più preparate e gestiscono meglio di altre. In generale non è una cosa così nota, ecco. E quindi rischia di essere più un problema di quanto non lo sia. Detto questo, quasi tutti i produttori inseriscono in realtà, cioè molti produttori inseriscono una data di produzione, solo che la mascherano da lotto. Le faccio un esempio, nei nostri prodotti il lotto è formato da una lettera che mi indica la linea di produzione perché internamente ci serve saperla, l'anno di produzione, quindi le prime due cifre sono un anno di produzione, e il numero ambrosiano del giorno, il numero del giorno nel calendario ambrosiano, quindi il 31 gennaio sarà 031, il 31 dicembre sarà 365. Quindi in realtà il dato di produzione è già spesso presente, solo che è molto mascherato. Una domanda da farle, signora Bonzano. I suoi prodotti hanno una serie di valenze nutrizionali. Lei ha mai provato ad analizzare se gli aspetti nutrizionali, quindi i minerali, eventualmente, non so se ci sono dei grassi, delle proteine o delle vitamine, non lo so, variano in funzione della distanza dal momento della produzione? Assolutamente sì, lo facciamo annualmente, ciclicamente su tutti i prodotti che facciamo, con laboratori accreditati, ovvio, e tendenzialmente la shelf life che noi diamo ai nostri prodotti è molto conservativa, quindi potremmo aggiungere un 6 mesi in più rispetto a quello che diamo, ma poiché non si sa mai le condizioni in cui il consumatore finale può tenere il prodotto, lo metto davanti a una vetrina che prende il sole tutto il giorno, banalmente noi abbiamo in alcuni prodotti dell'olio, quindi questa cosa potrebbe creare rancidimenti o simili, preferiamo essere un pochino più conservativi. Questo discorso si collega anche a quello che ci scrive Enrico, quindi lascio la parola a Clay. Sì, allora, probabilmente, se ho ben capito, questo produttore di formaggi ha una scadenza, cioè attualmente la indica come scadenza la sua shelf life, perché chiedendo, forse indicando il TMC risulta meno drastica, oggettivamente ovviamente è meno drastica, nel senso che non è un limite invalicabile. Però sta a loro come produttori capire appunto quale delle due indicazioni è quella corretta. Quindi utilizzando dei ragionamenti tipo quelli che appunto ho fatto vedere sono presenti in questa linea guida che ho citato dell'EFSA, cioè capire se per il vostro prodotto è più corretto, è corretto indicare una data di scadenza, che ripeto è un limite invalicabile perché ha a che fare con la sicurezza, oppure un termine minimo di conservazione che riguarda più gli aspetti sensoriali. Per cui insomma, bisognerebbe capire nello specifico quali sono i pericoli che loro hanno preso in considerazione, eccetera. Poi se magari vuole chiederci ulteriormente, spiegare ulteriormente il quesito, siamo qua. Volevo aggiungere un particolare, e cioè che fare gli studi di shelf life è sempre un'occasione per il produttore per conoscere meglio i propri prodotti, come si comportano, che esigenze hanno, quali sono le caratteristiche che li rendono a rischio,
per, che so, la possibilità che possano ossidarsi, che quindi debbano essere conservati o addirittura aiutati grazie a degli additivi. Oppure ci può essere proprio quello di conoscerne meglio delle caratteristiche nutrizionali che necessitano di una conservazione particolare proprio per mantenere nel tempo questi fattori nutrizionali che altrimenti andrebbero un po' persi. Quindi sono occasioni d'oro per poter migliorare anche proprio poi la commercializzazione dei prodotti stessi. Proprio perché possiamo indicare magari delle asserzioni che consentano di colpire e quindi di agire in maniera con una buona azione di marketing verso i consumatori. L'altro aspetto è quello che riguarda la data di produzione. Ci sono paesi nel mondo, tipicamente Giappone, sono più i paesi orientali, diciamo, che richiedono necessariamente una data di produzione perché non vogliono che nel loro paese vengano introdotti alimenti che abbiano una shelf life troppo ridotta, perché si rendono conto che potrebbero esserci proprio anche dei problemi di logistici, di distribuzione, eccetera. Ci sono paesi come gli Stati Uniti in cui vengono utilizzate delle tecniche di produzione che esasperano tutto quello che è legato alla conservazione, quindi l'utilizzo di additivi, ma anche di tecniche come l'irradiamento, sterilizzazioni, eccetera, che indubbiamente consentono di avere dei cibi molto più stabili. Hanno anche una minore varietà di prodotti rispetto ai nostri, e che quindi perseguono una linea di garantire la sicurezza esasperando quelle che sono le tecniche di conservazione che possono essere adottate. È chiaro, sono scelte diverse, è chiaro che sterilizzando un prodotto perdiamo quelle caratteristiche nutrizionali che stiamo cercando di conservare in maniera opportuna. E l'equilibrio è sempre fragile, bisogna vedere poi, aiutandosi anche con queste packaging innovativi di cui ci ha parlato il dottor Garavaglia, indubbiamente sono strade che devono essere percorse e che possono dare, indubbiamente, migliorare quello che è l'approccio della conservazione del cibo e del packaging, come se fosse un ingrediente alimentare, il packaging, anche in questo caso. Volevo aggiungere una cosa che forse non è stata sottolineata in precedenza, cioè quella relativa alle condizioni di conservazione. Durante gli studi di shelf life occorre, questo dice la normativa, anche tener conto di eventuali abusi rispetto alle condizioni di conservazione, quindi tener conto del fatto che se noi indichiamo in etichetta da conservare tra 0 e 4 gradi, poi però non necessariamente questo viene sempre fatto, sia nel corso della distribuzione a livello logistico, sia poi da parte del consumatore, perché sappiamo bene che ad esempio i frigoriferi domestici assolutamente non mantengono una temperatura tra 0 e 4 gradi, ma ci sono studi che parlano addirittura di 10 gradi, 15 gradi, quindi sono effettivamente delle indicazioni di cui l'operatore dovrebbe tener conto durante lo studio di shelf life. Bene, quindi grazie di questa risposta, anche probabilmente più ampia rispetto alla domanda iniziale di Enrico, a cui chiediamo se vuole ancora intervenire rapidamente, visto che abbiamo visto forse avere a disposizione il microfono. O scriverci ancora sulla chat, altrimenti noi ci avvieremo alla conclusione dell'evento di oggi. Se non ci sono altre domande nella
nella chat, vediamo che qualcuno si sta già disconnettendo, in effetti siamo esattamente puntuali. Ok, grazie per la collaborazione, perfetto, quindi la risposta è stata più che esaustiva. Vediamo appunto che tanti di voi stanno iniziando a salutarci tramite la chat, quindi ricordiamo a tutti, innanzitutto ringraziamo ancora gli ospiti e il pubblico per aver seguito questo evento che appunto speriamo sia stato di vostro interesse. Ricordiamo a tutti che questa rassegna di eventi di Matto per Terra Madre prosegue con ancora degli altri eventi, di cui il prossimo sarà giovedì 11 marzo alle 10.30 e sarà dedicato al packaging sensoriale. E prosegue altrettanto anche la fiera AET ancora nella giornata di oggi e di domani, quindi ricordiamo al pubblico di AET o a chi fosse curioso di conoscere di più di questa fiera di collegarsi al loro sito e quindi appunto proseguire nell'analisi e nell'approfondimento di Automation and Technologies tramite questa fiera. Abbiamo anche incollato in chat il messaggio appunto che rimanda al prossimo evento, per cui chiediamo di iscriversi sempre tramite il form appunto di iscrizione. Vi ringraziamo tutti per la mattinata, per essere stati con noi fino ad ora. Grazie a voi, grazie. A voi. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci.